Ciao, sono Ornella del blog Gialla Tre Fornelli e questa mattina ho fatto la spesa niente poco di meno che per Ciccio Sultano. Ho girato tutta Ragusa e Ibla cercando dei prodotti tipici per poterlo mettere in difficoltà, ma ci credo poco. Bella spesa hai fatto. Grazie. Io, vedendo già così, ho le idee chiare, se posso esprimermi. Dunque, vedendo i pomodori e quel pesto, e so che ci sono le mandorline dentro, inizio con una trapanese che mi ricorda casa mia, cioè il ristorante. Ci metto il pesce sopra, che c'è questo bel pesce. Ci metto anche un po' di pan grattato, me ne vado a Palermo e facciamo un piccolo giro alla Sicilia. Siamo nelle sue mani allora. Ci facciamo uno spaghettino alla trapanese, però un po' visto con i miei occhi. Si pulire lo scampo? Si rompe qua, tac, tac, tac. Poi prendi e si, una volta che si rompe, come si dice, si può spicchiare. Ora il gamberone rosso è l'unico che non si leva il budellino, Sua maestà ha i coralli nella testa. Lui è l'unico che sceglie da mangiare sott'acqua. A questo punto abbiamo una seppia. La taglio a metà e inizio a dare dei colpetti che intenerisce l'animale. Poi prendiamo un totano, rileviamo questi due che sono quelli, diciamo, meno pregiati dei tentacoli. Lo apriamo tutto così. Guarda, tac. Poi partiamo da qui, iniziamo colpetti più forte, sempre più lenti, sempre più lenti, sempre più lenti, se no si taglia. Così si intenerisce tutta la carne del totano. Meno lo cucini, meno più tenero è. E noi dobbiamo cucinare sempre con la testa, il cuore e la panza. Mi sembra anche giusto. Senza panza non si, può cucinare. Qui abbiamo una bella ventresca di ricciola, un animaletto di circa 20 kg. Piccolo. Prendiamo un bel trancetto di questo qua. Vedi che abbiamo la parte più grassa e la parte meno grassa, che si avvicina al filetto. Ci prendiamo questa qua cicciotta. La mettiamo qua e poi ne mettiamo un pezzettino più grasso. A questo punto abbiamo tutto il pesce pronto. La padarella che dice? Ce la siamo dimenticata? Vediamo. Siamo? Non la tocca, l'ha toccata. È perfetta. L'ha toccata. La tocca. Perfetto, guarda. Ma poi lo rimettiamo sul fuoco. Piccola, lo mettiamo sul fuoco. Lo senti lo spicchiolino? Prendiamo e mettiamo sul fuoco. A questo punto giriamo il gamberone, giriamo lo scampo e andiamo a... Mamma mia, che profumo! Io la levo subito per il coppone che mi si... Questo è troppo. Mi si va in troppa cottura e a me non piace il pesce troppo. Risale, è una cosa minima, anche perché il pesce sale di su è abbastanza sapido. Rimettiamo un po' di olio. Rimettiamo un po' di limone. Allora, noi avevamo questi pomodorini, sì. Li condisci con un po' di olio e poco sale. Questo sai che facciamo? Lo inforniamo qua. Lo inforniamo così loro si appassiscono un po'. Allora, andiamo così. Ok. Prendo i pomodorini. Che si saranno leggermente appassiti. Ok, cucchiaia di salsa di pomodoro quella nostra. A questo punto io mi completerei il pesce, questo per dare un effetto sabbioso, però piacevole. Sabbia, mare, estate. Dopodiché io direi di buttare giù la pasta e poi cucinarci il pesce. Che ne pensi? Va bene. Guarda, guarda, sembrano tanti totanetti, polipetti. Acque. A questo punto io vado a infornare con un po' di vapore a 200-210 circa. Dopodiché andiamo con la pasta. Ecco fatto. C'è il trucco per sentire il profumo che è? Sì, sì. Ah, il volo dello spaghetto. Oh mio Dio. Allora mi consolo. Sono solo io che faccio
volare gli spaghetti. Anche a noi ci canta. La pasta pulita e andiamo a mettere uno, due, poi ci prendiamo il pesce, il forno. Intanto mettiamo questo qui, poi mettiamo un gamberone qui, poi mettiamo il bocconcino a tè, questo qui, uno scampetto, e poi siccome non ci abbiamo messo quasi niente ci mettiamo pure questo, dai. Questo è un bel piatto unico, altro che pasta alla trapanese. Questo ci sediamo e abbiamo già fatto. Questa, almeno questo qui assaggio, va? Dai, assaggi questo e basta, però il resto lo devo mangiare io, va? È mia la ricetta. Scusa, la tua me la mangio io. Ma io devo crescere. Dai. Devo dire, il sapore della Sicilia, della nostra terra, c'è tutto in questa ricetta. Complimenti, chef. Grazie. Avevo delle aspettative alte, ma le ha anche superate. Grazie, cara. Mi vendicherò, eh? Come? Che sono stata buona!